Bene, terza relazione, interessantissima questa, è sui criteri di controllo dei risultati delle modellazioni, l'ingegnere Alessandro Gasparini. Alessandro Gasparini, ingegnere di Padova, ben conosciuto, insegna anche i corsi di progetti di strutture, mi pare, vero Alessandro, qui all'Università di Padova? Sì, è Bene. altro, tira su tempo. Sì. Bene. Prego Alessandro. Massimilo, concentro. Buongiorno a tutti. Allora, a differenza di due interventi precedenti, il mio non fa vedere casi applicativi, ma diciamo nel breve tempo che ci è stato dato, in una ventina di minuti così, proverò a fare una serie di valutazioni e di considerazioni su come si può interpretare e controllare i risultati di modelli numerici che si vanno a fare, perché vedremo molto semplici, a differenza di quelli che abbiamo visto adesso, che erano i modelli estremamente complicati, ma vedremo che c'è necessità di controllare anche i modelli semplici per analisi sismica di CNCA, cioè concentreremo più sull'analisi sismica nel particolare. Questo da cui che vi farò vedere, diciamo, è uno straccio di un esempio che ho sviluppato nel corso degli anni, proprio come anticipava Luigi Grigio adesso, nel corso di progetto strutture qui a Padova, dove ho tenuto per moltissimi anni, diciamo fino al 2019, il modulo di progettazione in zona sismica, e quindi usavo un esempio così per, diciamo, interagire e discutere con gli studenti su come fare un uso un po' ragionato del software e che tipo di controlli fare. Quindi l'esempio è un esempio, diciamo, ben diverso da quelli reali che avete visto, è un esempio semplice, ma vedremo che i problemi ci saranno anche qua. C'è una banalissimo civile abitazione, diciamo, con una struttura in cemento armato, con 5 piani fuori terra, con un tuo piano interrato, e questo potrebbe essere un piccolo sketch dell'architettonico, una piantina grezza da cui si parte di solito per lavorare, dove sono segnati in rosso un'ipotesi, la prima cosa che uno può buttare giù, di una carpenteria, diciamo, di struttura in cemento armato, quindi una maglia di pilastri e, diciamo, degli elementi in cemento armato che vengono in spontaneo, diciamo, spontaneo a realizzare, che sono i due muri che delimitano le scale condominiale e il vano ascensore centrale. Questi sono uno schema dell'alzato, diciamo, quindi c'è un piano interrato, 3 piani fuori terra. Non faremo ragionamenti su, anche se nell'esempio, diciamo, da cui sono partito erano anche fatti, ma ho dovuto sfoltire perché altrimenti staremmo qua tantissimo tempo. C'era anche delle considerazioni sull'interazione tra strutture, eccetera, ma ora per semplicità, diciamo, considereremo, diciamo, il suolo sostanzialmente rigido, cioè noi siamo bloccati, immaginiamo l'edificio bloccato in orizzontale dove è indicato il vincolo in figura e, diciamo, il terreno non è modellato con molle o altro, ma è immaginato come l'edificio è incastrato a quella quota. Sostanzialmente questi sono i carichi di progetto, sono ordinari e questo è il modello di quella schemino che abbiamo visto, cioè un modello più semplice possibile, che si genera in pochi minuti, diciamo. Su cui bisogna cominciare a fare delle riflessioni, la dipende dal software che c'è a disposizione, su che elementi utilizzare per fare questi modelli. Qui gli elementi utilizzati sono, gli elementi che vedete in rosso sono tutti elementi BIM, quindi travi, pilastri modellati con elementi BIM. Per gli elementi invece piani, sostanzialmente quelli che vedete in azzurro chiaro, sono utilizzati quindi elementi che hanno sviluppo bidimensionale, come nel caso in esame sono i setti delle vanoscale o le singole pareti del vano ascensore. Si sono utilizzati quegli elementi che Gen dispone, che sono molto interessanti, che si chiamano elementi wall, che sono specificatamente studiati per gestire, diciamo, setti e pareti e sintetizzarne poi i risultati quando si va a, specie nel caso di analisi sismiche. Quindi, in buona sostanza, modello un elemento bidimensionale, ma poi vedremo, però, in output, quello che è più congeniale, un ingegnere, più che tante sigma, tau e una marea di tensioni, avere dei parametri di sollecitazione NMT, con il quale poi può già applicare e eseguire anche le verifiche che la normativa richiede, che sono sempre espresse in termini di parametri di sollecitazione. C'è un'altra famiglia di elementi in questo semplicissimo modello che vedete qui, che sono quelli in blu più scuro, che sono gli elementi stato piano di tensione, con i quali si è, diciamo, modellato l'impalcato del piano terra. Poi vedremo perché quello del piano terra e non gli altri. E faremo qualche piccola prova giusto per capire le differenze sulle scelte di modellazione e cosa andare a controllare in vari casi, cioè metteremo l'ipotesi di piano rigido a tutti i livelli, la rimuoveremo al piano in cui abbiamo meshato il piano con gli elementi blu,
manterremo sempre l'ipotesi di piano rigido, di suolo rigido, scusate, proprio per evitare il proliferare di casi che non avremo tempo di fare. Ecco, una prima considerazione banale, se vogliamo, è questa. I programmi vi mostrano questa figura che vediamo a sinistra, con gli elementi solidi, no? Con le sezioni delle aste. È comodissima perché permette di capire se immediatamente se uno ha commesso errori macroscopici, cioè se ha scritto un numero per un altro sulla misura di una sezione, se ha messo una sezione rovescia come pensava di metterla, eccetera, perché si visualizza. Cosa che un tempo non si poteva fare, o che comunque in ogni caso quella è una vista che viene fatta a nostro uso e costume, perché poi il calcolo, sappiamo, viene fatto su modello filiforme, insomma nodi e aste sono tutte filiformi. E questa visualizzazione solida, oltre a essere più piacevole da vedere, ma non è che dobbiamo fare un modello bello, dobbiamo fare un modello che funzioni strutturalmente, è molto comoda appunto per controllare la sezione delle aste, che non avrei modo di fare con uno schema tradizionale. Queste sono le due ipotesi che ho accennato, cioè metteremo dei piani rigidi a tutti i livelli, anche quello che abbiamo messato, quindi potremmo fare meno di messarlo, per capirsi, e poi rimuoveremo questa assunzione, vedremo cosa capita. Alcune note: i carichi sono applicati in maniera molto banale, visto la semplicità dell'edificio, l'area di influenza delle varie travi è immediata, quindi sono stati applicati addirittura senza neanche ricorrere a elementi che sarebbe stato trattato semplice, giusto per semplificare al massimo tutte le cose, come carichi direttamente applicati alle travi, l'area di influenza dei solari, i tamponamenti è nota. E poi volevo fare qualche considerazione su questa vista che normalmente avete a disposizione sui programmi, no? Su questa vista cosiddetta shrink che vedete qui, cioè dove viene mostrato il modello con le aste accorciate, tira via un pezzo di asta e vi lascia a vista il nodo, diciamo, no? Uno vede questa vista e dice, vabbè, ma cosa ne faccio di questa vista qua, cos'è sta roba qua? Invece questa qua, all'inizio anche io dicevo così, poi col tempo impari a conoscerla, a capire che può essere molto utile, perché in un modello voi potete avere anche degli elementi duplicati, è abbastanza frequente avere elementi duplicati, perché finché modellate magari generate più di un elemento e gli elementi possono essere sovrapposti. Ma di questi i software, ognuno suo genera anche ovviamente, hanno la loro funzione, diciamo guarda, hai un elemento doppio e quindi ti dà la possibilità di evidenziarlo e di correggere, rimuovere l'elemento doppio. Ma se voi avete fatto un errore non di fare due elementi uno sopra l'altro, ma di fare, vediamo se il mouse si vede, sì. Prendiamo una trave qui del tetto, diciamo, se ho fatto un elemento che non va esattamente a sovrapporsi quelli che ho già, ma che scavalca due elementi, cioè salta il nodo in mezzo, io anche con la vista solida di prima, quella che vediamo qui in basso a destra, non lo vedrei, e il programma non me lo segna come elemento doppio, perché non è doppio, insomma, si va a sovrapporre a due elementi distinti. Invece questa vista shrink ve lo mostra istantaneamente, perché nel momento in cui non vedo dei nodi, io devo vedere tutti i nodi, questa se mi mostra tutti i nodi della struttura, io so che non ho questo tipo di problema. Se vedo dei nodi che non vedo, devo andare a capire, vado a vedere, spessissimo hai passato qualche nodo, hai saltato qualche nodo con gli elementi e riesci a evidenziare il problema. Tanto per dire che poi tutte queste funzioni bisogna un attimo anche capirle e sono, non sono fatte, sono tutte, hanno tutte un loro scopo, un loro motivo. Allora, diciamo, se lo scopo, stiamo parlando di analisi sismica qua, questo tipo di esempio, e la prima cosa che si vuole andare a fare è, diciamo, anche come si può fare in genere tanti modelli, l'ho detto anche prima all'ingegner Cervellini, è un'analisi modale, diciamo, la quale ci dà diverse informazioni sull'edificio ed è anche fondamentale per l'analisi sismica, perché diciamo, a parte nei casi in cui si fa la statica lineare, il metodo principe è un po' di analisi lineare e quello modale. L'analisi modale abbiamo visto, l'avete visto bene anche nella questione di prima, i modi vibrare si ottengono facendo la radice quadrata della massa di resistenza, sostanzialmente con quelli ottengo le frequenze e i periodi. Se ho un grado di libertà, se ne ho tanti, lo farò la stessa cosa in forma matriciale. Però voglio dire, quindi quello che viene fuori nell'analisi modale è frutto di due papà, la rigidezza e la massa. Quindi io non ho, che modo ho per controllare che la mia analisi modale sia giusta? È guardare di avere la massa giusta e la rigidezza giusta, non posso fare altro. Allora, la rigidezza giusta la faccio controllando, cioè facendo questi controlli, se vedete anche prima sul modello, degli elementi non siano doppi, che si colleghino, che siano giusti, che le sezioni non siano palesemente sbagliate perché ho messo qualcosa di strano, eccetera. Quindi, perché poi, una volta che la geometria è giusta e i materiali sono quelli che gli ho dato, ho pochissimi dubbi che il programma mi sbagli per la rigidezza. È fatto per masticare matrici di rigidezza, quindi lì sono sicuro. Quindi controllandomi la geometria,
mi porta a casa il controllo sulla rigidezza. L'altra variabile che mi regola l'analisi modale è la massa, la devo controllare la massa, perché la massa è figlia di quello che si calcola il programma, i pesi propri, ma è figlia anche dei carichi che io metto, che vengono convertiti poi in massa, oppure delle masse che applico direttamente. E quindi il step successivo da fare, controllata la geometria, è controllare la massa. La massa si calcola facendosi delle valutazioni manuali che vanno sempre fatte, come mi ha detto prima molto correttamente, dovete sapere cosa state facendo in una sostanza, cioè non dovete guidare a farli spendere la notte, capito, perché venga fuori il risultato, non sapete da dove. Dovete muovervi cercando di capire dove state andando. Quindi l'edificio così è addirittura banale, si fa un rapido conto della spesa con le aree degli impalcati e i pantaponamenti e si ottiene, diciamo, un peso sismico. Si va poi su degli appositi strumenti, ad esempio che Gen ha e che sono molto comodi, che sono tutta una serie di tabelle su tutti gli edifici, come questo esempio qua, diciamo, che sono rappresentabili a piani, diciamo, molto regolari, quasi, anzi, irrealmente regolari in questo caso, ma è un esempio appunto per far capire i concetti, non per fare un esempio reale. Diciamo, su queste tabelle, ad esempio, su una tabella dal menu vado in query, story, mass table, e mi trovo piano per piano rappresentate, diciamo, riportate tutte le informazioni, cioè la quota, il livello, zeta del mio impalcato, la massa traslazionale nelle due direzioni X e Y, la massa rotazionale, il centro della massa, dove è posizionata la massa, eccetera, quello che mi serve, ma anche, ho evidenziato in rosso, anche la somma. In questo caso la somma del modello totale qui sono 1361 kN diviso G, attenzione alla unità di misura, perché essendo masse non sono kN, ma insomma formalmente le divide per G per non fare tanta confusione, ma le lascia, di fatto le esprime in kN dividendole per G, trasforma in quintali massa. E se la confronto con quello che ho calcolato a mano, di fatto è lo stesso numero, pochi punti percentuali di differenza, quindi la massa ce l'ho giusta e quindi si può andare avanti. Da queste tabelle si notano tante cose, ad esempio io vedo che ad esempio il piano 2, 3 e 4 hanno le stesse masse X e Y per forza, perché sono tutti placcati uguali. Il piano, il roof, l'ultimo livello, ha una massa leggermente più bassa, ci sta perché avrà meno sovraccarico variabile, ma anche ha metà tamponamenti, perché diciamo il tamponamento lo spanno mezzo su mezzo giù sui piani e la copertura ne ha solo metà, a differenza di altri piani che saranno intero, quindi anche qualitativamente questo 2,10 sul tetto mi sta bene rispetto al 2,87 che hanno i piani sotto. E poi vedo che non ho masse perché io le ho escluse, al primo livello, diciamo a livello della fondazione B1 è sul primo livello, quello che immagino bloccato dalla scatola interrata, non ho messo massa, cioè non gli ho fatto valutare le masse, infatti il programma mi riporta a zero. Questo perché quelle sono masse, diciamo, che si muovono molto poco. Uno, perché abbiamo utilizzato il suolo rigido, quindi una è attaccata al suolo, non contribuisce, e un'altra è attaccata a una scatola rigida, quindi avrà dei periodi piccolissimi e di fatto non ha poco senso andare a cercare frequenze, diciamo, così piccole, no? Mi interessa in questo aspetto, almeno in questa parte, valutare la parte fuori terra in elevazione, chiamiamola così. A questo punto lancio l'analisi, premo F5, vado a vedere le frequenze, ho controllato le rigidezze e le masse, trovo queste tabelle, i vari modi, i periodi, comincio a guardare i periodi, mi dà un primo periodo di 0,61 secondi, un secondo periodo di 0,43 secondi, 0,44, sono giusti, sono sbagliati, non lo so. Non lo so, sono giusti, però nel senso, come faccio a capire se sono giusti? Allora, un primissimo modo, se non avete neanche la calcolatrice, perché fare l'H alla quarti a mente è difficile, è mettere in conto un decimo di secondo per piano. 0,1 secondi per piano, quindi questo ha 5 piani fuori terra, quindi un numero da 0,5 deve saltarvi fuori grosso modo. Poi siamo tra 0,6 e 0,4, quindi il numero ci sta, non è un secondo, due secondi, non è neanche 0,1, voglio dire, il macro numero lo trovi così. Poi usi le formulette approssimate che trovate nella norma, che trovate nella norma del 2008, che trovate nella circolare del 2018 adesso, quelle che correlano con l'altezza semplice del fabbricato per le varie ipotesi. Vedete che con l'altezza del nostro fabbricato io trovo 0,39 secondi per strutture generiche in cemento armato o 0,586 secondi per i terrani in CA, mi dà quella formula. Sono due numeri che si parlano abbastanza con i due periodi che abbiamo trovato, insomma, e quindi anche se abbiamo i nostri sono un po' più alti di questi numeri, però insomma questo capita abbastanza spesso, che la modale dia numeri più alti delle formule approssimate. Quindi riteniamo di andare avanti e andiamo a vedere
cosa succede dopo, perché una volta visti i periodi importantissimi, un'altra cosa altrettanto fondamentale per capire come si comportano le strutture e valutarne, diciamo, il comportamento, sono le masse partecipanti, diciamo, cioè i programmi vi mostrano, il genere lo mostra in questo format qui, vi mostra però il modo di vibrare la massa partecipante in direzione X, in direzione Y e anche nell'ultima colonna evidenziata in rosso, diciamo in termini di quanta massa sta ruotando, attorno all'asse verticale, componente torcente, diciamo, no? Ecco, questo è un esempio che, avendo noi messo piani rigidi a tutti i livelli, tutti i fenomeni sono particolarmente esaltati, diciamo, viene tutto rigido, è rigido e quindi esalta tutte le cose. Uno cosa nota qua? Uno nota, ad esempio, che mancherebbe un modulo, in un certo senso, nei primi tre, perché un impalcato rigido cosa può fare? Diciamo, o trasa in X, o trasa in Y, o ruota attorno a Z, queste sono quello che gli lascio fare. E quindi, anche matematicamente, ho tre gradi di libertà e devo avere i corrispondenti tre autovalori e i corrispondenti autovettori, poi i modi di vibrare, che devono essere uno che va in X, uno che va in Y e uno che va in Z. Quindi è fisico, cioè matematico più che fisico, che ci siano sempre tutti questi tre modi, X, Y e rotazione attorno a Z, nei primi tre modi. E quello che sarebbe importante però è che questi modi fossero possibilmente disaccoppiati, cosa che qua vediamo non lo sono, perché ad esempio il nostro edificio trasla in X per un 30% col primo modo, trasla in Y del 42% in X nel 42% nel secondo modo, poi trasla in Y del 78% del terzo modo, e la rotazione dove è andata? La rotazione è andata a finire, che la vedo nell'ultima colonna, al 49% si accoppia al primo modo e al 35% si accoppia col secondo modo. Quindi già da un esame di questa tabellina qua, così delle prime tre righe, poi si possono fare considerazioni anche sulle successive, ma limitiamoci qua. Io riesco già a capire come si comporterà questo edificio, lo vedo già da questi numeri qua come ingegnere. Dopo andrò a vedere i modi di vibrare, perché fanno scena, perché sono belli, perché vedo muoversi, vedo i contour, vedo un sacco di cose bellissime. Che però, se l'ho già capite qua, le farò andare solo se ho del tempo da dedicare a queste cose. Altra roba da osservare è questa, diciamo, noi abbiamo 5 piani fuori terra, 3 gradi di libertà per piano, il nostro sistema ha 15 modi di vibrare. Siamo qua a 15 modi di vibrare, non può averne di più, fisicamente non ne ha di più. Se chiedo di calcolare 20 modi di vibrare, ottengo un errore. Mi dice, guarda che mi stai chiedendo una cosa che non posso darti. E in effetti si vede, perché qua ne ho calcolati 15, se vado a vedere il 15° modo, la massa totale associata sia in Y che in Y in rotazione, e l'ultima riga fa 100. Quindi il sistema è, diciamo, sta usando tutta la massa che ha al 100% con 15 modi, l'ho individuato perfettamente. La norma non chiede di spingersi al 100%, perché in casi così si potrebbe fare senza nessunissimo problema, in casi reali non arriverai mai al 100%, dice che devi limitare, ti puoi limitare all'85%, diciamo, di massa complessiva. Nel nostro caso, l'ho evidenziato con quella riga nera, sarebbe l'ottavo modo. Già con soli 8 modi, diciamo, sto movimentando il 94, 95, 99% di massa XY rotazionale. Questi modi, vediamoli, eccolo qua. Il primo modo, che trasla in X e ruota in Z, eccolo qua, diciamo, in pianta si vede così. Cosa fa? Trasla in X e ruota in Z. E il modo 2 cosa farà? Che anche lui traslava in X, ruotava in Z. E il modo... questo... e ruota dall'altra parte, questo ruota da un lato, questo ruota dall'altra parte, quindi sono due modi, diciamo, speculari, ma leggermente diversi, perché il piccolo non è simmetrico e quindi il programma li trova entrambi, me li propone in prima e seconda posizione. Ma poi il terzo modo, quello in Y, che trasla solo in Y, e cioè è un banale, diciamo, flessione di tutto l'edificio in direzione Y senza alcuna rotazione, perché da questo lato l'edificio è completamente simmetrico e questo è quello che avviene. Gli altri modi poi sono via via sempre più sporchi, non ha molto senso vederli, sono quelli sotto la terza riga che avevo tirato, perché sono modi che ripetono esattamente i primi che ho trovato, solo che lo fanno non con una singola onda, ma lo fanno con due onde, con tre onde, con quattro onde e con 100 onde, secondo di quanti modi ho calcolato. Che però per noi ingegneri diventano sempre più, diciamo, poco significativi i modi sopra un certo numero. Tre sono pochi, sono anche pochi, ma diciamo modi tanto tanto elevati hanno poco significato, specie in analisi sismica, perché, e questo non so se avete mai ragionato su perché lo vediamo sul il modo 8, diciamo, che sarebbe il secondo modo in Y, eccolo qua, lo vediamo, se no,
Eccola, si vede bene. Questo è il secondo modo in Y. Prima andava tutta una parte. Questo va a la pancia che va a sinistra, la testa che va a destra, diciamo, no? Così, e poi viceversa. E questo è un modo tra i tipi. Cioè, il secondo sarebbe già un Y. Sismicamente un modo così già comincia a essere molto meno interessante del primo, perché ai fini del sisma questa struttura è volente o nolente, per quanto complicata sia, è una mensola incastrata per terra. Vedila sufficientemente da lontano, è sempre una mensola incastrata per terra, insomma, che vuoi fare? Che poi vada giù per i telai, per i setti, per i controventi, per quello diavolo che vuole, ma allontanati adeguatamente è una mensola. E quindi, se una mensola o i carichi che vanno tutti da una parte, è abbastanza intuitivo che ho i massimi azioni al piede, no? Se invece è una mensola, come se avere una forza che va da una parte e una forza che va dall'altra, è chiaro che gli effetti a terra sono molto meno sensibili, per quello che i modi superiori allo strutturista interessano fino a un certo punto per quanto riguarda la sismica, diciamo, no? Poi, questo è vero come concetto generale, poi ce ne possiamo fare di ogni le strutture, e ne facciamo di ogni purtroppo, e non è anche un verbo assoluto, perché cosa può succedere? Può succedere che io potrei avere, è vero che se ho una forza che fa 1000 a destra e 800 a sinistra, me ne vanno solo 200 per terra, no? Mentre se andava 1000 di qua e 800 di là, andava 1008 di taglio in questo momento. Ma è vero però che se io vedo 200 che pare poco, ma 200 è figlio della differenza di numeri grandi, quindi dentro la mia struttura mi sto portando in giro da un'asta all'altra, eccetera, due numeri grandi. Quindi quando ho strutture dove la risposta si fraziona in tanti modi, e soprattutto a masse importanti nei modi superiori, voi siete contenti perché avete un taglio alla base basso, vi fregate le mani così, io che poco taglio che ho. Sì, però sta succedendo qualcosa di non bellissimo dentro la vostra struttura internamente. Da qualche parte la state pagando sugli elementi interni. Vabbè, a parte questo, andiamo avanti. Abbiamo fatto l'analisi modale, abbiamo più o meno controllata nella tabella, vista col modino che si muove, fatto varie considerazioni. Cosa devo fare per prima di procedere a un controllo che devo fare per evitare di andare avanti scombattuto sbagliando? È quello di capire con che struttura ho a che fare in termini di comportamento, ma anche in termini normativi. Cioè, se io voglio dimensionare la mia struttura non elastica, se devo farla elastica non ho problemi, ma su del cemento armato normalmente elastico è abbastanza difficile, anche se va di moda è sostanzialmente elastico, ma insomma, se parliamo di una struttura dissipativa, io ho bisogno di capire che tipo di struttura ho, se è a telai, se è a setti, se è mista a telai o setti, cioè. E tra tutte queste tipologie ce n'è anche una che è trasversale, cioè nel senso può essere fatta di qualsiasi elemento verticale tu voglia, però si può configurare come struttura deformabile torsionalmente. C'è una struttura che è fatta di setti, fatta di telai, fatta di miste come la nostra, eccetera, ma che, diciamo, tende a deformarsi torsionalmente prima, cioè è più prona, diciamo, a ruotare che a traslare. Diciamo, ma siccome la rotazione, la torsione, diciamo, soprattutto in sismica, è una cosa brutta, diciamo, è una cosa molto brutta, soprattutto se voglio sfruttare una protezione dissipativa, chiamiamola così, cioè utilizzando i fattori di struttura, sfruttando la plasticità, eccetera, perché mentre una traslazione è un qualcosa che uniforma tutto, cioè una roba trasla vuol dire che traslano tutti uguali, quindi fa un po' di socialismo reale tra tutti gli elementi delle azioni, una torsione fa l'esatto contrario, c'è l'elemento vicino al centro di rotazione che sta fermo a quelli più lontani che stanno morendo e via tutti gli altri, quindi è un qualcosa che crea una radicale disuniformità di comportamento. Se sono elastico ne prendo atto e va bene. Se ho problemi di, diciamo, garantire l'utilità poi delle sezioni, controllare il comportamento, distribuire tra tutti i possibili elementi le azioni che conviene chiamare tutti a raccolta nel caso di un evento come il sisma che ha tempi di ritorno molto grandi, la torsione non va bene. E la norma quindi penalizza pesantemente strutture che tendono a ruotare, come li classifica? In queste formuline qua, che sembrano complicate, ma il concetto è semplice, cioè vi chiede di valutare la resistenza torsionale di un piano, la resistenza traslazionale di un piano, farne il rapporto, ma non gli basta questo, cioè, o meglio, porto più avanti il concetto, non è che controlla semplicemente com'è il rapporto tra torsionale e flessionale, lo rapporta anche a un ulteriore parametro, si chiama LS, cioè, diciamo, un raggio di inerzia di piano che lo definisce, se la struttura è quadrata come la somma del quadrato di lati diviso 12 sotto radice, oppure come, in maniera più generica, come il J polare del piano diviso l'area, cioè
il raggio di inerzia del vostro impalcato, questo impianto, da quanto disperso è il vostro impalcato. Perché? E lo mette a denominatore, quindi mi chiede di controllare il rapporto tra residenze diviso questo LS. Quindi questo LS mi aiuta, perché il controllo devo fare se sta roba è superiore o minore di 1, mi aiuta perché più piccolo il mio impalcato, meno disperso è, più mi permette di lasciarlo anche un po' ruotare se per caso dovesse capitarmi, dovesse succedermi questo. Perché? Perché una roba piccola che ruota, è chiaro che gli spostamenti delle zone estreme sono più contenuti. Se invece è un impalcato molto disperso, quindi grande, è chiaro che appena comincia a ruotare gli elementi più lontani cominciano a spazzolare come un tergicristallo, quelli in fondo saltano per primi e il problema non c'è. Allora, il concetto è questo, il conto è un conto che il programma fa benissimo perché sono tutti rapporti di residenze e quindi nel momento che residenze è sul mestiere, e lo trovate ad esempio nel GEN, andate sempre su queste magiche tabelle che sono sui risultati, quando andate sui risultati story, risultati dei piani, story eccentricity, vi mostra questa tabellina blu, vi dice dov'è il centro di massa, dov'è il centro di rigidezza del vostro sistema piano per piano, l'eccentricità tra i due, che è importante limitare al massimo, la rigidezza torsionale, e vi mostra una colonna che chiama element radius, che è proprio quello che la normativa chiama R, cioè il rapporto tra la radice quadrata delle due rigidezze. Cioè è quello che io devo confrontare con questo mio raggio di inerzia della sezione. Nel caso nostro l'edificio è largo 22 metri, largo 12, il raggio LS vale 7 metri e 32, e dovrei controllare, se non voglio cadere nel nucleo, che i valori di questa colonna qua fossero tutti quanti, diciamo, superiori a 7,32, sarei a posto. Non lo sono minimamente, ma l'avevo già intuito, perché se i primi due modi cominciano a ruotare è evidente che sono torsionalmente flessibile, cioè che sono prono a ruotare. E infatti sono valori anche molto inferiori, diciamo a 7,32 ci sono di 5, 4, 3, 3,5, insomma, basta essere un solo piano che sia fuori e scatto in questa categoria. Quindi questo è un controllo da fare da subito, perché se non lo fate subito e cominciate a dimensionare, a fare, eccetera, sbagliate perché partite con i fattori di struttura sbagliati e quindi avete fatto un sacco di conti per niente. Oppure vedremo che non è tanto il caso di fare i conti di struttura del nucleo, ma è più il caso di riconoscerle e se le conosci le eviti, cioè fai in modo da uscirne da questa situazione incresciosa, piuttosto che ostinarsi nel tentare di portare a casa una verifica di questo tipo. Però questo è facciamo i duri, l'abbiamo a nucleo, ce la teniamo a nucleo, andiamo a vedere, quindi struttura del nucleo, fattore di struttura più di 2 non si può prendere, prendo un 2, prendo lo spettro della zona che uno sta facendo, va a vedere i valori dei tagli che ottiene, comincia insomma a ragionare con le sue frequenze, diciamo adesso qua uno dovrebbe entrare con tutte le 8 frequenze che ha calcolato, andare a campionare con un nucleo di una riga blu, conosciuto lì con 8 righe, per ogni riga, per ogni colonna, scusate, con 8 righe verticali, ognuno di questi ha un suo coefficiente spettrale che va moltiplicato per la quota parte di massa che abbiamo visto nella tabella, se devo fare l'analisi modale. Alla fine dell'analisi modale cosa ottengo? Le sollecitazioni. Sollecitazioni e anche i tagli alla base. Tagli alla base che già vedete, vi ho riportati qua, se io facessi una mera analisi statica, sapendo un unico periodo, trovato con la forma approssimata, che veniva l'H alla 3 quarti più piccola da 0,39, cado in pieno plateau, prendo questa accelerazione, moltiplico la massa complessiva, ho un taglio alla base da 4.400 kN. Vado a vedere il taglio alla base delle due analisi statiche, delle analisi modali che sto facendo, vedo che in Y, dove la struttura è abbastanza regolare, ho un taglio molto simile, 94% di quello statico ottengo, praticamente coincidente. In direzione X, dove invece la struttura si comporta in maniera regolare, il taglio viene molto più piccolo, viene 3.000 kN, cioè il 66% del taglio statico. Quindi questo è uno di quei casi in cui trovare sollecitazioni basse, diciamo, non va neanche tanto bene perché so già che le sto pagando internamente, come vi dicevo prima. Ma questa è una schermatina per vedere l'andamento delle forze statiche. Vediamo rapidamente, qua volo, se no siamo un po' in ritardo, secondo me, perché avevo deciso di modellare questo impalcato sotto rispetto a farlo rigido. Cioè, finora l'abbiamo usato rigido, no? E l'ho modellato, è fatto bene a modellarlo, ha senso, ho perso tempo, ma vediamo, l'ho modellato cosa? Avevo con degli elementi plane stress, per se lo vedere, spessore 6 cm, una cappetta, comunque su una cappa di un solaio, insomma, per dare quello che sarà, diciamo, vado a vedere, tiro via il piano rigido a livello di quegli elementi, quindi lascio che si possano deformare con la loro massa,
E cosa trovo? Guardo il riguardo, ricalcolo, faccio l'analisi di nuovo dell'edificio, 0,62 secondi e 0,45. Qui in basso, vi ho messo i periodi del modo del modellino col piano rigido a quel livello e vedo 0,61, 0,43, cioè secondo decimale di differenza, praticamente uguali. Quindi diciamo non c'è differenza nei riguardi del comportamento globale dell'edificio assumere quel piano rigido o modellarlo, diciamo, perché i modi sono gli stessi, gli sforzi dipendono dai modi e quindi sarà tutto uguale sostanzialmente. Cosa cambia allora? Perché l'ho modellato? Lo voglio fare tempo? L'ho fatto per capire, per vedere, ma diciamo il modellarlo permette di fare ovviamente altre considerazioni. Intanto non ho più 15 modi solo di vibrare, ovviamente, perché prima avevo 5 piani tutti rigidi, adesso ne ho 4 che se ne prendono 12 modi. Ma ho questo che è fatto da una foresta di elementini, quindi il numero di modi di vibrare potrà essere anche 100 se voglio, probabilmente, non so quanti gradi di libertà vi è con la solettina, ma sicuramente i numeri cominciano, nel momento in cui messate, il numero di modi che potete valutare esplode un pelino. Eccole qua, le vedete qua, c'è cioè le masse partecipanti simili a prima, ma qua ho calcolato già 24 modi, le masse sono ben sotto al 100%, vedete che verso la fine tutti questi modi hanno tutti la stessa massa, la somma della massa partecipante, e non cambia, sembra non cambiare mai. Io aggiungo modi, non cambia mai la somma massa partecipante, sembra quasi un errore. Non è un errore, è che sono modi che coinvolgono il singolo elementino plate che ho messo in quel solaio, il quale muoverà 5 kg di massa se è una soletta da 6 cm, 20 kg di massa. Hai voglia di vedere 20 kg di massa nel totale del peso del fabbricato? Quindi non lo vedi. Infatti, cominci a vedere un sacco di modi che sembrano tutti uguali, hai pagine e pagine di modi, tutti gli stessi numeri, no? È tipico di quando si mesciano, siamo impalcati. Però, avendo mesciato, posso vedere, cioè, avrò fatto poi qualcosa, sta roba, oppure avrò perso, ho usato un po' di corrente in più del solito. Cosa vedo in più? Vedo quello che succede dentro l'impalcato, cosa che non vedo col piano rigido. Il piano rigido non mostra nulla. Lo strumento buono era fondamentale in passato, adesso è buono per sintetizzare, ma diciamo la potenza di calcolo un po' superato il requisito del piano rigido, no? Era tassativo, adesso si può anche diciamo bypassare perché è molto facile fare modellazioni di solette in questo modo, diciamo, quindi non è più una roba a cui si può ricorrere, anche se in prima screening, in prima impostazione è comodissimo perché ti permette di sintetizzare in pochissimi gradi di libertà il tuo comportamento, capire come si comporta la struttura. Dopodiché andrò a mesciare, quindi mollo, vedo, farò rilassare, semplifico. Perché questo? Perché questo è un aspetto in generale che assomiglia al top down di cui parlava prima Schiavo, cioè partire da sotto, da sopra le cose. Cioè, nella modellazione si tende, l'ideale, cioè il percorso corretto sarebbe fare un modellino semplice, capire cosa viene fuori, complicare il modellino, vedere se i risultati vengono fuori simili e andare avanti così. Non si fa mai così, si parte subito con l'ancia in resta, si fa il modello, si capisce gran poco e si comincia a volte a semplificare. È un percorso molto più oneroso questo, no? Perché soprattutto quando si ha a che fare con analisi modali, dove sono importanti come nella sismica, dicevo prima che l'analisi modale, appunto, non ho forze applicate, non ho niente applicato, cioè io ho solo rigidezze e masse, le forze se le genera lei, e quindi non so neanche con cosa confrontarmi, cioè sono un po', sono lì tra coloro che sono sospesi, no? E allora il fatto di fare modellini semplici in cui comincio a vedere i numeri, e dopo andare via via a complicarli, va bene perché almeno ho messo un paletto, ho messo un numero, so che deve venire fuori 500, ma non sai, 500 sarà 380, va bene, ma insomma non è né 1000 né 10.000, cioè cominci a fissarti qualche paletto che ti aiuta un po' a capire dove, in che ambito ti stai muovendo, perché altrimenti è facile, è molto facile prendere anche delle grosse cantonate, insomma, questo è un po' quello di... Vedo quindi le deformazioni dell'impalcato, vedo le tensioni all'interno della soletta dell'impalcato, questi sono tagli, quindi confronto i tagli con questo ha dei tagli da 0,45 MPa, quindi una solettina ce la può anche fare, diciamo senza neanche armarla più o meno, quindi vedo le tensioni nelle direzioni, per esempio questa sigma in direzione X dell'impalcato, quindi vedo quelle cose che già so, cioè ad esempio le macchie rosse e blu sono dei è l'ascensore che in direzione X va a spingere contro la soletta, ma gli viene tenuto fermo dalla soletta e quindi chiaramente la spinge. Allora, da una parte la spinge, però è tutto elastico, l'analisi modale è elastica, non c'è niente di non lineare nell'analisi modale, e quindi dall'altra parte se qui ho compressione di là ho trazione. Allora, mentre 2 MPa e mezzo, che c'è tutto, gli do e gli dico niente di che fanno per te,
l'equivalente positivo, cioè in trazione, non posso dargliela con leggero calcestruzzo 2,5 MPa di trazione, dovrò mettere delle armature, delle barre, delle corree, dei codoli, cioè devo fare quel dettaglio costruttivo che, diciamo, con un po' di esperienza, poi non serve vederlo sul modello, così lo fai e sai che devi farlo perché hai questi problemi da gestire. Si vedono le tau dalle altre parti, vedo gli sforzi normali sulle travi che prima non vedevo, perché il piano rigido blocca le deformazioni, no? Quindi non c'è nessuna deformazione, c'è epsilon uguale a zero. Se noi sappiamo che sigma uguale a e per epsilon, se l'epsilon è uguale a zero, e è tutto zero, il piano rigido non mostra mai uno sforzo. Ho un lavoro immane, ma sforzi sembra non averne. Quindi è sempre un po', diciamo, da non dimenticarsi questa cosa. Se ho messato, vedo gli sforzi normali sulle travi, sono importanti? No, non lo so, guarderò i numeri, ad esempio, qua siamo solo di 100 kN trazione o compressione sulle travi, valori poco problematici, insomma, con le armature che ha una trave, in genere anche armature minime che si mettono, eccetera, non ha problemi a vedere qualche ferro di parete a subire un centinaio di kN di trazione in più rispetto a quelli che ho già messo per la flessione fuori piano, per portarsi i carichi verticali. Ecco, andiamo a vedere, adesso che abbiamo, diciamo, visto un po' come funziona e fatto un excursus sulla solettina modellata lì, andiamo a vedere altre funzioni che i software danno una mano per controllare il comportamento. In questa struttura qua, per quanto semplice, che più semplice così non si può, è un caso ideale per fare le nostre riflessioni, ho telaie e ho pareti, perché ho i telai rossi e ho le pareti azzurre, che ho modellato con i buoi, come vi dicevo. E quindi noi sappiamo che i telai e le pareti, se soggetti ad azioni orizzontali, interagiscono abbastanza pesantemente. Perché? Perché si deformano in modo diverso. Vorrebbero deformarsi in modo diverso, non lo possono fare perché gli impalcati li fanno mettere d'accordo a ogni piano, li fanno trovare la congruenza, come diciamo, e quindi si scambiano delle forze reciproche. Da cosa dipende questa interazione? Dalle relative rigidezze e moltissimo anche, ricordatevi questo, dai vincoli in fondazione. Quindi se dovete, questo è un altro, qua non lo nomino, ma ve lo dico qui perché mi ha fatto venire in mente prima la presentazione di Schiavo, cioè se volete lavorare sull'accoppiamento telai pareti, sfruttare questo fenomeno che può essere positivo, dovete però affiancarlo anche da una serie di valutazioni, simulazioni e ragionamenti approfonditi anche con una buona interazione treno-struttura, altrimenti rischiate di quello che dite non ha la fidabilità che vorreste. Comunque, il programma come mi aiuta a capire questo? Ad esempio, sempre Gen, tu vai in menu, results, story shear force ratio, lui per ogni piano mi ha diviso gli elementi frame, i nostri beam in rosso qua, e gli elementi wall, i nostri quelli azzurri, mi dice a ogni piano quant'è il taglio, il ratio, eccolo qua, che l'ho aumentato in rosso, il ratio del taglio assorbito dai telai e dai repareti. E vedete che qui i ratio cambiano, perché al piano terra, al piano 1F, diciamo, ho spiegato dalla fondazione, io ho quello che mi aspettavo, forse anche il 92% del taglio va sui wall, va sulle pareti, e l'8% del taglio va, se lo portano via i pilastri, le travi, insomma, i pilastri. E il 92% è tanto, infatti molto spesso si assegna tutto ai setti, non ci si pensa più, diciamo, non faccio 100, o sono 92, faccio 100 e via. Però in realtà se io gestisco, cioè l'accoppiamento tra questi due, e questa schematina qua ve lo fa vedere bene, vede che in realtà a terra è così, ma in copertura è tutta un'altra faccenda, cioè del taglio di piano in copertura, che è anche quello più grandino a livello di piano singolo, perché le forze sono lineari, più o meno l'andamento sono lineare, vedete, ai wall se ne prendono il 56% di quel taglio, mentre il 44% è portato via dai telai. Quindi i telai, andando su, cominciano ad assorbire sempre più, diciamo, azione tagliante. Quindi, e questo è abbastanza, si capisce anche intuitivamente, cioè, un setto alla base è molto rigido, deve partire a tangente verticale, è rigido di suo, fa tangente verticale, è rigidissimo, prende tutto lui. Poi lui però è una mensola che si deforma per flessione, quindi aumentare l'altezza, ha una deformata che aumenta col cubo dell'altezza, quindi aumenta molto rapidamente, mentre il telaio poverino parte subito con un certo abbrivio, perché fa una deformazione che non è lineare, ma se lo dico una bestialità, ma possiamo assumere come lineare, grosso modo, più o meno lineare, quindi parte piano, ma va avanti anche piano. Quindi, diciamo, quando in quota, mentre sotto il rapporto tra le rigidezze vince 92 a 8 il setto,
quando sono sopra, il telaio, diciamo, non è che si è rigidito, ma diciamo, si è, diciamo, è il setto che è diventato molto meno rigido, e quindi cominciano quasi a giocarsela 56-44, insomma, no? E dice, vabbè, prendo atto, ma cosa me ne faccio sta roba? Me ne faccio, tanto capisci il comportamento, perché anche se l'oggetto di quello che stiamo parlando è il controllo dei risultati, io che risultati controllo se non so come deve comportarsi una roba? Io devo sapere come si deve comportare una roba, e dopodiché vado a vedere se si comporta come mi aspettavo, ma se non so neanche, se mi aspetto neanche come deve comportarsi, non so cosa controllare, in buona sostanza. Quindi tutte queste tabelline, queste cose qua, che Midas è infarcito di queste cose, sono tutte interessantissime, diciamo, vi permettono di farvi una sensibilità su come si comporta il vostro edificio. Allora, questo è il taglio, ma ancora più interessante è un'analoga tabellina che troviamo un po' più avanti, che è questa, che si chiama Menu Results Story Overturning Moment, cioè il momento ribaltante complessivo del vostro edificio, il ribaltante complessivo, quindi quello che arriva a terra, come se lo distribuiscono tra chi se lo porta via questo momento, il setto o i telai? I telai come se lo portano via? Chiaramente se lo portano via con l'effetto leva, diciamo, tra l'accoppiamento pilastro, trave, pilastro, l'effetto leva, diciamo, comprime un pilastro e decomprime o tende il pilastro dall'altra parte, si porta via un bel momento anche lui. Se uno va a vedere cosa succede dello stesso esempio, mi accorgo che è chiaro che mi aspetto anche che qui il momento, su questa tabella, il telaio faccia di più, perché se già tagli eravamo così e abbiamo visto che i tagli, cioè dove il telaio prende più tagli è in sommità rispetto al piede, ho un'altezza pari a tutta l'altezza dell'edificio, e quindi anche al termine di momento do un contributo più importante. Infatti si nota che al termine di momento ribaltante io vedo già che i wall si prendono il 67% solo, e il 33% nel momento ribaltante complessivo portato via dai telai in termini di azione flettente. E questa qua è una tabellina, diciamo, a parte che capisco che se il mio setto fosse già tirato per altri motivi, io capisco che il telaio lo sta aiutando parecchio, perché il 33% se lo sta prendendo il telaio. Oppure se il mio setto ho margine, dico, ma sì, mi cambia poco aumentarlo di un 33% le armature, oppure ho margine, diciamo, non ho problemi, posso anche dire, va bene, allora aspetta, i telai li posso anche trascurare, li considero elementi secondari, diciamo, e quindi gestisco una. Però queste tabelle qua, con dovute cautele, diventano un modo anche per evitare di proliferare dei modelli. Se io qua volevo capire, ma se cavassi i telai cosa mi succederebbe? Allora dovrei prendere un modello, cavo i telai, metto il cerniere, perdo un po' di ore e vado avanti così. Invece da questa tabella qua l'idea me la sono già fatta, non sarà giusta, ma il numero è quello. So già che se ti telai li considerassi come non partecipanti all'azione sismica, quindi mettessi esistenza trascurabile, avrei un aumento di quello che si prendevano loro. Si prendevano il 33%, il 30% del momento andrebbe a finire a fare il 100% sui siti, quindi avrei già un'idea di cosa mi succede nel trascurare uno o trascurare l'altro, no? Quindi io li vedo molto utili sia per capire il comportamento, sia per simulare eventuali modelli senza farli, facendo delle mere proporzioni. Dopo, no, mi sono chiarito le idee, farò il modello magari verso cui andrò a convergere finale. Questi sono i famosi wall che, quando andate a vedere le sollecitazioni, ve li mostra in questo modo molto elegante, così, cioè vi mostra i momenti, vi mostra i tagli, tutte mensole, sono sempre mensole, l'altro non può essere che una mensola, vi mostra più il sisma in varie direzioni. L'ultima considerazione, poi vedo di chiudere, è questa, che trovo molto interessante per cercare di mettervi in guardia dagli inviluppi. Allora, guardiamo, abbiamo visto un po' il comportamento insieme di telai e di setti, come si suddividono le situazioni globali, e abbiamo visto come si comportano, come si partiscono queste sollecitazioni, abbiamo visto le azioni sui wall. Prendiamo, giusto a campione, un telaio, prendiamo quello più semplice e più regolare che abbiamo, quel telaio che abbiamo sul lato destro dell'edificio, eccolo qua. E lo guardiamo per il sisma Y, perché è un telaio disposto in Y, gli applico il sisma Y alla mia struttura e mi faccio mostrare il diagramma dei momenti. Il diagramma di momenti che il programma mi dovrebbe mostrare, mi può mostrare, mi deve mostrare, è questo che ho rappresentato qua, che è una bruttura infame. Cioè, questo non è un diagramma di momenti che un ingegnere che ha capito qualcosa di come funziona un telaio capisce. È un telaio che non ha equilibrio sui nodi, che non ha niente, cioè non può esistere un telaio così. Ma però questo purtroppo è l'unico e solo output che correttamente noi possiamo ottenere da un'analisi modale. Perché un'analisi modale che
per definizione fa la somma dei quadrati per fare la radice quadrata delle cose, tutto quello che gli viene fuori ha sempre il segno più. Questi momenti qua sono tutti quanti col segno più, cioè i momenti sulle aste sono tutti quanti fibre tese, quelle inferiori, e i pilastri tutti da una parte, cioè tutto più. Non può dirvi altro, ma dice no, ma il mio programma non me lo mostra così, il programma fa diverso da così, il mio programma mi mostra giusti diagrammi, e tu non sai cosa fa il tuo programma, cioè, nel senso, i programmi vi aiutano in questo senso, là. Dal punto di vista operativo non è un problema, è operativo per il programma, perché lui trova questa condizione per il sisma più, supponiamo, trova questa, poi deve fare anche il sisma meno sempre, quindi alla fine che lui sia tutto più e dopo deve cambiare il segno a tutto, cambia poco, quindi alla fine, diciamo, dal punto di vista, diciamo, del programma per i numeri che ci servono a lui per le sue valutazioni, non gli cambia niente. A un umano questi diagrammi danno molto fastidio. Allora, siccome si è resi conto che sono gli umani che vanno nei diagrammi, i software che non hanno fatto? L'ho scritto qui, i software, se volete, possono ipotizzare un segno della sollecitazione. Ipotizzare, però, che l'ipotizzare non dà certezza all'ipotesi, no? Perché come fanno? Allora, prendono il primo modo di vibrare, quello, prendo il modo principale di vibrare, se ne hai, se potrà di averne uno significativo, prendono quello, vedono le sollecitazioni effettive su quel modo, che essendo uno solo non è ancora passato attraverso la tagliola dei quadrati, sotto radice, eccetera, quindi non ha ancora perso il segno, ancora i suoi segni, e poi si mette da parte tutti i segni, fa le combinazioni quadratiche, SRSS o CQC o tutte queste cose qua che sappiamo bene, e poi si tira fuori dal sacchetto i segni che aveva prima e li applica tutti i momenti di nuovo e li fa vedere, e ve li fa vedere così, ok? E li fa vedere così come uno si aspetterebbe di vederli, che in buonissima parte dei casi sono anche giusti, sono giusti, però bisogna ricordarsi che è un'ipotesi che fa, perché se quel primo, se tu non hai un modo prevalente o sul tuo modo è una struttura molto sporca, funziona male, eccetera, la ricostruzione che lui fa, lo ammette, lo dicono anche, non può essere corretta, quindi sappiamo bene, cioè teniamo ben presente, è un aiuto che può avere anche degli errori, quindi te dico, da un aiuto non diventi qualcosa che ci sgambetta. Ma comunque, a parte questo, volevo farvi notare solo i numeri, ma vogliamoli proprio a bordo d'uccello. Allora, telaio disposto in direzione Y, stiamo guardando il sisma Y, guardo i valori dei momenti, guardo il massimo, allora non vado a vedere la concomitanza, 114 kN metro. Adesso vado a vedere per il sisma X, stesso telaio, altro andamento, vado a vedere i valori massimi di momenti, 237,5 kN metro. Cioè, io era uno, si ferma un attimo, come ho sbagliato qualcosa. Cioè, sto guardando un telaio in Y, per il sisma in Y, e ho dei momenti da 114. Adesso lo guardo per sfizio con il sisma in X, che neanche dovrebbe lavorare, perché è disposto ortogonalmente, e ha dei momenti che sono doppi 237. No? Cosa è dovuta a sta roba? Insomma, l'abbiamo visto anche prima. È la torsione. Abbiamo visto che il nostro edificio tende a torcere, e quindi il sisma X, oltre a farlo traslare, lo fa torcere. Quel telaio è uno dei più distanti dal centro di rotazione, nascono sforzi importanti. Quindi ti trovi in una situazione in cui un sisma genera delle azioni su una struttura doppie di quella che dovrebbe generare sull'equivalente struttura per il sisma che uno si aspetterebbe che gli competesse. Bene, ma non basta questo, perché adesso ritorno a vedere il sisma Y in verticale, ve lo sposto del 5%, sposto del 5%. Come la norma chiede di fare, spostate del 5% le forze sugli impalcati per tenere conto della possibile aleatorietà di posizione delle masse. Lo sposto del 5%, vado a vedere sempre questi diagrammi, ottengo 72 kN metro, 72 kN metro che, diciamo, della sola eccentricità, cioè non è della forza più eccentricità, della sola eccentricità, solo del momentino cocentino che viene fuori, 72, quindi quasi il 50% dell'azione complessiva, avevo 114 in questa direzione, sposto del 5, solo il spostamento del 5 mi dai 114 più altri 72 per un 5%. Adesso voi prendete e cominciate a recitare la litania, abbiamo preso il sisma da una parte più il 30 da quell'altra più il 5% per fare tutto così, e fate un pastone di 36 cos'è, combinazioni che vengono fuori, poi fate un inviluppo e fate vedere un unico grafico di sta roba. Io sfido chiunque a capirne qualcosa, cioè devi solo prendere atto e fai così e dici molto bene, nel senso, questo è quello che viene fuori da questa roba, no? E sulle strutture a nucleo questo purtroppo accade sempre, quindi come dicevo prima, la struttura a nucleo è meglio più che incaponirsi o tentare di verificarla, perché è meglio cercare di, una volta che hai visto che sei in un nucleo, se hai la possibilità di uscirne sostanzialmente, di fare in modo di non starci dentro, perché non ne vieni fuori da sta roba qua.
e dopo vengono fuori le robe assurde, uno si arrabbia con il mondo, con la normativa, con le cose, ma in realtà è lui che sta progettando male, questa è la verità. La norma non fa altro che dirti, sposta il 5%, beh, se hai fatto la struttura fatta bene, spostare il 5% ti cambierà del 5%, dove ti cambi. Se invece spostare il 5% ti cambia del 50%, non incazzarti col normatore, prova a fare una riflessione di ma cosa sto facendo, c'è la mia struttura che non va bene, no? Quindi, con tutti questi che vi dà la norma, se li vedete dal lato, certe volte viene da inveire, avete ragione, certe volte bisogna vederli come delle cose che vengono dette che fanno male a chi progetta male, diciamo. Se tu fai una protezione invece buona, sono cose sì un po' fastidio, un po' macchinosità, ma costano di poco. E questo, unito al fatto che non dovete mai, non potete, ma non dovete neanche mai ragionare sugli individui, dovete sempre ragionare sulle singole condizioni di carico. Dopo è l'altro, è chiaro che è una combinazione lineare, ma se ragionate sulle singole, qualche contributo, qualche riflessione sul controllo dei risultati potete farlo. Sull'inviluppo penso non si possa proprio, ma questo la vogliamo, eccolo qua, questo. A questo punto io non la voglio a nucleo, nel senso a nucleo torsionalmente flessibile. Come posso fare? Ritorno sulla mia piantina, di sto condominietto sfortunato, e guardo, vedo che nelle camere qua da letto, dove ho fatto i cerchi blu, insomma c'è una parete cieca, perché le finestre sono sull'altro lato. A questo punto, questa qua, invece di farla in bimatoni e poi mettere il cappotto per fuori, faccio due settini azzurri che ho indicato nel modello qua, diciamo. Metto due piccoli settini da 20 cm là, tra i due pilastri. È chiaro che mettere due settini là mi blocca completamente la rotazione dell'edificio, si intuisce anche a consenso, no? Ma lo intuisce, ve lo dimostra poi anche il programma, numeri alla mano, perché metto due settini lì, li faccio girare l'analisi, menu di prima, result, story, eccentricity. Vado a vedere, guardate, l'element radius è sempre lo stesso perché l'impalcato non è cambiato, sempre 7,32 metri, i valori sono tutti superiori a 7,32, questo è un edificio che non ruota più. Lo vedo da questa tabellina, lo vedo dai modi di vibrare, perché i periodi sono rimasti 0,58, 0,32, non sono neanche modificati più di tanto, perché due settini sono anche piccoli, sono alti. Ma guardate, i modi di vibrare sono quelli canonici che uno dovrebbe avere matematicamente, dall'analisi, diciamo, modale, no? Nel senso, ho un modo in X, ho un modo in Y, ho un modo in Z, diciamo, non accoppiati, cioè ognuno nelle prime tre posizioni c'è ognuno di loro che non si accoppia con nessun altro. Perché questo discorso dell'accoppiamento è un'altra roba bestiale della personalmente deformabile. Perché ricordatevi, il sisma, per come lo schematizziamo noi, ti dà accelerazioni X e accelerazioni Y, chissà un sistema di riferimento, noi usiamo X due punti e Y due punti, accelerazioni o in X o in Y. Il sisma, grazie a Dio, tra tante cose che fa, non mi dà un teta due punti. Non esiste il sisma che mi fa così. No, ma perché la mia struttura fa così? Perché sei tu che ti fai fare così. Perché se tu fai che sia prona a ruotare e poi non è perfettamente simmetrica, eccetera, e hai un'eccentricità tra la massa che in ogni caso spinge, perché la X due punti e la Y due punti c'è sempre, se questa spinge con eccentricità vuol dire fare una leva. E quindi ti sei generato una leva e dopo ti lamenti se ruota, no? E quindi voglio dire, e sono tutte sollecitazioni regalate quelle, ti stai autoinducendo tutta questa marea di sollecitazioni che non avresti se avessi eliminato questa irregolarità. A tutto questo si aggiunge che oltre a essere tutto molto più regolare, ti cambia radicalmente anche il dimensionamento poi degli elementi, perché schermata è l'ultima slide, poi non vi tedio più, è la schermata a sinistra è quello deformabile torsionalmente a un fattore di struttura pari a 2, quindi insomma, se invece questo a destra che abbiamo eliminato non è più a nucleo, quindi vado a finire su edificio misto a seti telai, con più piani, più campate, quindi anche seguendo pedissequamente le tabelline della norma, posso avere un 3 per 1,2 di alfa 1 su alfa 1, per 1 perché è regolare, quindi 3,6. Quindi, diciamo, se dovessi anche poi porre un problema di dimensionare uno di queste due soluzioni, quella di sinistra avrebbe, ha già di sua azioni molto più disuniformi e più elevate, e in più gli applicherei diciamo, uno spettro ridotto solo di due volte. Questa molto più regolare e otterrei azioni divise per 3,6 volte, quindi decisamente molto più contenute. Se voi progettate questa di sinistra, non riuscite a mettere i ferri dentro, non vi sta, viene fuori il disastro. Fate questa di destra, con le armature minime che ormai per i pilastri, per le travi, non serve aggiungere tanto altro. Si passa proprio da non riuscire a mettere i ferri a farsi bastare i minimi. Cioè, cambia radicalmente tutto. Quindi è importante controllare queste robe.
Io avrei concluso, non so se ho sforato, probabilmente sì, ma insomma, va bene. Sta. Va benissimo. Non so se ci siano domande. Adesso vediamo. Dove lo vedi? Qua in alto. Allora, c'è una domanda che dice, per edifici non simmetrici, tipo L, senza giunto, vale la pena spassare i piani e fare analisi modale con distinti centri di massa e rigidezza? Sto capendo bene la domanda, cioè un edificio non simmetrico a L, quindi un edificio a L è già non simmetrico di suo normalmente, e la soluzione ideale sarebbe appunto giuntarla e scomporlo in due quadrati più due strutture quadrati, diciamo, rettangolari più regolari. Se quello non lo può fare, non si possono sfalsare i piani e fare analisi distinte. L'analisi modale deve essere sempre complessiva dell'intero edificio a questo punto, perché se non avete un giunto non si può modellare. La domanda è sfalsare i piani, te la leggo io, dimmi che vuoi, era quello di tagliare, cioè fare il giunto. No, senza giunto, cioè dice tipo AL senza giunto. Sfalsare, per dire. Sfalsare i piani non sto capendo la domanda, però ma fare analisi modale con distinti centri di massa e rigidezza no. No, allora si sta dicendo se è un edificio a L e lo vuole scomporre, diciamo sfalsando, cioè interrompendo i piani. Sì, sì. No, ho capito se sfalsare i piani per non avere un unico piano, ma però così distrusi i pilastri sostanzialmente, cioè perché. Esatto, cioè nel senso se sfalsa i piani, appunto si trova il piano poi che va che martella sull'altro oppure diciamo che prende a mezza altezza i pilastri e quindi non funziona, no, questa non è da fare, diciamo. La soluzione ideale è, diciamo, sono due. La soluzione ideale è riuscire a giuntarlo, solo che non si può fare per mille motivi. Bisogna aggiungere delle rigidezze aggiuntive per cercare di simmetrizzare il più possibile il problema e ricondurre il comportamento, diciamo, più simile possibile a quello ideale, cioè di avere i primi tre modi sostanzialmente disaccoppiati. L'esame dei primi tre modi è proprio un indice di regolarità dinamica, chiamiamola così, quindi deve lavorare un po' su aggiungere rigidezze aggiuntive specie all'estremità di questi edifici per cercare di bilanciarli un po'. E poi c'è un'altra domanda, risponde anche la perché non esistente, cioè purtroppo gli esistenti sono fatti così e bisogna gestirseli. C'è un altro che chiede come sono state organizzate le fondazioni sotto i setti delle scale, perché sembra che i setti si deformino un po' troppo. I setti sono stati prolungati dal primo livello, quello blu, là, del piano campagna, fino al livello di fondazione dove sono appoggiati su un graticcio di travi di fondazione, diciamo, non sono questo esempio qua, diciamo, è più volto a valutare il comportamento dinamico in elevazione che andare a indagare, diciamo, in dettaglio poi cosa succede, diciamo, in zona fondazione, chiamiamola così. Questa un'altra domanda, ci piano sorato di estendere degli elementi hanno un tratto rigido, conviene considerarlo sì o no? Dovete vedere caso per caso. Allora, secondo me, i modelli si possono, vi consiglio di complicarli via via, ovviamente, non vi dicevo prima, cioè, quindi il primissimo modello non fate tratti rigidi, fate da nodo, tutto regolare, eccetera. Dopo, una volta che avete visto cosa viene fuori da questa, che è la primissima cosa che viene da fare, uno può dire, ok, metto il trattino rigido, e così faccio un confronto, tipo quelli che faceva vedere in Gesso Avellini prima, e faccio girare e vedo cosa mi cambia dell'1,9%, allora ha senso che mi metta a fare tratti rigidi dappertutto? Sì, no, cioè, quindi diciamo va caso per caso. Sezioni come queste, tratti rigidi, se parliamo degli elementi monodimensionali, BIM che abbiamo usato qua, no, perché le sezioni sono piccole, quindi il tratto rigido sarebbe molto, sì, poco influente, diciamo. Utile magari solo per farsi mostrare le sollecitazioni all'estremità del tratto rigido, magari, ma quello si può fare anche senza implementarlo il tratto rigido, anche solo chiedendo di farsele mostrare. Quindi la risposta è no. Perché poi c'è anche adesso una cosetta di pensiero su questi tratti rigidi un tempo molto usati, perché effettivamente le zone di compenetrazione
sono rigide, cioè perché hanno una sezione che cambia drasticamente, diventa tutta un'altra sezione, no? E quindi veniva sempre spontaneo avere il trattino rigido. Però poi ci si è resi conto che se le valutazioni che dobbiamo andare a fare sono anche in termini di spostamenti, che può essere per lo stato limite di danno, oppure per valutazioni di altra natura in termini di spostamenti, di drift, di altre valutazioni, insomma, che riguardano gli spostamenti, si accorge che il nodo è vero che è rigido, ma non è indeformabile, perché la fessurazione, gli aspetti plastici delle armature entrano anche nel nodo, eccetera, e quindi ha una sua componente di deformabilità. E quindi bisognerebbe allora a questo punto non solo farlo rigido, bisogna mettere una specie di molla, cioè bisogna complicare, diciamo, ulteriormente la modellazione così. Però si è visto che o si fa, secondo me, si va da nodo a nodo e sarà il più semplice possibile, oppure, diciamo, il passo successivo è fare una modellazione a questo punto veramente più complicata, se ritengo sia il caso di farla, cioè mi fermo prima, ma non metto un tratto rigido, metto qualcosa che ha una rigidezza, cioè della letteratura adesso ti dice che rigidezza utilizzare nelle pratiche di compenetrazione, diciamo così. Perché poi si è visto anche che da tutte queste analisi complicate che fanno con le molle, eccetera, tutto sommato le hanno fatte per, diciamo, ammorbidire il tratto infinitamente rigido che si metteva un tempo, no? Si è passato dal centro al bordo, agli estremi, da zero a infinito. E ha preso conto che da zero a infinito c'è un sacco di spazio, e quindi metto queste molle, diciamo, per cercare di mitigare questo infinito che non esiste. Tutto sommato, diciamo, tu partendo già dal centro stai tenendo conto una deformabilità in genere anche più elevata di quella che c'è, e che nel caso di verifiche di spostamento è anche a favore di sicurezza. Quindi, secondo me, non metterei tratti rigidi all'estremità delle aste, questa risposta, insomma. Bene, bene. Bene. Grazie. Prego, grazie. Grazie.